Era un onore averti qua perché diciamo, è un privilegio e soprattutto aver visto la tua presentazione e confidiamo quindi che Vercelli possa avere questo risvolto, questa innovazione e soprattutto poter vedere Vercelli tolta dal grigiore che insomma, per molti anni l'ha caratterizzata sotto tutti gli aspetti ed è veramente un'ottima occasione che avrà anche una ricaduta oltre che diciamo, oltre al tuo lavoro, ma avrà anche una ricaduta sicuramente anche su tutta la categoria professionale. Ti Grazie, grazie ringrazio. a te, grazie a voi, perché questo è l'auspicio, che i nostri lavori possono portare appunto l'impalcatura giusta per la coltivazione di tante mani. La next generation è chiamato, la next generation ha bisogno di noi, ha bisogno della nostra protezione, ha bisogno della nostra preparazione e non aspetta altro delle occasioni. Ed è qui, the future is in the countryside, diventa il simbolo, Vercelli diventa una piattaforma, un laboratorio vivente. Io questo mi rende particolarmente felice di lavorare insieme a tutti voi. Mi fa molto Grazie. piacere. Piacere Auguri nostro. e buon lavoro. Auguri. In qualche maniera iniziare, ed ecco Vercelli 2030 è un Vercelli sicuramente autentico nel suo essere il mezzo alla. E questo mi fa piacere perché tutte le vostre opportunità per la rigenerazione le abbiamo in fondo indagato, l'abbiamo visto. E questo paesaggio per la rigenerazione urbana è un po' una piattaforma di dibattito e penso che sia molto importante, diciamo prima con il sindaco, che questo messaggio parta da Vercelli, perché è un comune che ha avuto coraggio di coltivare questo per tempo e oggi è stato premiato, ripartendo nuovamente con il paesaggio e ribaltando la versione. Mi ricordo ancora questo piccolo schizzo che l'abbiamo fatto un po' di tempo fa, all'inizio mi pare 2020, ecco dicembre 2020, penso ribaltiamo un po', no? Come se fosse il fiume la nostra portata. Ed è questo tema che ci riporta, ci ribalta, fa sì che questo fiume Sesia non è più un fiume da qualche parte a lato di cui bisogna solo proteggersi, ma sia un protagonista. Che sia un protagonista non solo per quattro persone che giustamente su un'isola di Ghiaia si godono la vita, ma che sia un'occasione per tutta la città e che sia un obiettivo di riqualificazione del lungo fiume Sesia con tanti progetti, perché un progetto tira l'altro con una connessione, ecco, legato al centro storico, come era giusto, come era pensato, come natura cultura, cioè questo architettura e natura si incontrano, no? Temi per un'architettura molto elevata. Un lungo fiume Sesia, 10 chilometri di nuovo parco fluviale. È un po' il mio sogno perché è troppo bello questo, perché qualcuno potrebbe dire ma il parco c'è già. Sì, il parco c'è già, ma nella nostra testa non c'è. Allora abbiamo bisogno di una consapevolezza nella nostra percezione che questo non sia un retro, ma sia il protagonista. Un centro denso di storie in attesa di una riattivazione. Sì, l'abbiamo sempre avuto dopo 5 anni, sono tornato, mi ricordo, in novembre, un anno e mezzo fa, non so. In piena pandemia, non so, dopo, prima, non mi ricordo più, ma l'ho visto e ho detto, ecco, una certezza, tutto come allora. Lo dico senza ironia, cioè, non so, non voglio fraintendere, è anche questa una certezza, no? Uno esce e dice, ecco, come allora, uguale. Questo grande viaggio, questo uno non sa bene se è a Parigi, se è, no? Questo nastro, e poi dopo si entra dentro. Ed è chiaro che questo nella città di Lione 20 anni fa hanno detto ma questo ci facciamo un vanto di questo, ma eravamo appunto a Parigi con una politica diversa, ma oggi è il tempo
di fare il giro dei viali al Garden Boulevard, dal giro dei viali. Cioè questo, che cosa è attaccato? Sono tante cose attaccate ed è la nervatura che va in mezzo. Allora io penso sempre importante di attaccarsi a qualcosa che sia tangibile, che sia in qualche maniera visibile, che potremmo con voi nel festival domani fare il giro in bicicletta, a piedi, perché lì. E possiamo poi vedere le tappe fra le eccellenze culturali di Vercelli e poi possiamo anche apprezzare questo spazio, no? First people, then space. E spazio c'è, e then architecture. E perché no un'architettura di paesaggio? Perché non cominciare a sognare, a dare ossigeno a queste alberature che arrancano, no? Ed è questo, è bello perché è qualcosa che oggi dicono 30 miliardi vanno per la biodiversità, ma come aumentiamo la biodiversità nella nostra città? Mica solo sui tetti, facciamolo anche su superficie. Allora prevedo già una competizione tra i sindaci, chi ha più metri quadrati di biodiversità a offrire, no? Domani chiamerà il Ministero dell'Ambiente e dice: ma quanti metri quadrati di biodiversità mi potete dare? E il sindaco ce l'ha già pronto. Un boulevard di biodiversità. Ecco, ci piace questo perché dentro, mano a mano, se uno ha questo link, questa ricchezza, e dentro diventiamo, come dire, diciamo sempre nel dibattito, più cauti, più attenti, più da chirurghi, più da persone che si misurano con questa storia, che creano anche lì spazi, queste sono suggestioni, però suggestioni che per certi versi dicono una cosa che in altre città esistono già, perciò non è neanche una rivoluzione, no? Cioè non è che adesso chissà che cosa, no? È una cosa al limite dell'ordinario, potremmo dire, però mi piace l'ordinario, mi piace questa applicazione progettuale che abbiamo sviluppato insieme con l'ufficio del comune, con l'architetto Patriarca, con il suo team, anche qui sull'Isola Verde, no? Pensare che si parte nella rigenerazione del quartiere Isola, si parte dal spazio aperto, dalla dinamicità dello spazio aperto contro la staticità necessaria dell'edificio. Cioè questa dialettica tra dentro e fuori oggi diventa importantissimo, perché abbiamo bisogno che questa vocazione agricola non è solo una vocazione agricola a grande scala, quando uno dice oggi Vercelli, ah sì, ma la borsa dell'Isola, no? Ah sì, Vercelli. Io ho sacchi di risi così a casa, mia moglie non li vuole più, non perché non sappiamo più quando mangiare tutto questo riso, buonissimo tra l'altro, ma c'è anche di più, c'è anche la produzione agricola di chilometro zero. Al collega di Bolzano l'abbiamo detto, guarda amico mio, non c'è solo la mela, c'è anche insalata, c'è la verdura. E lui ha dovuto dire anche ai suoi concittadini, guardate, la mela in città magari prima o poi possiamo anche smettere, no? Ma un po' di salata, un po' di verdura, un po' di carote, patate, così, cioè, fate quello che volete, chilometro zero. Cioè, allora questo richiede per certi versi una strategia di valorizzazione sia nell'ambito urbano sia nell'ambito agricolo. E non sono staccati. Bisogna vedere insieme, perché l'organismo va tenuto insieme. È la modernità che per certi versi ci ha fatto dividere le cose tra dentro e fuori. La nostra futura, voi, vedo qualcuno più giovane, sarà il compito di metterlo insieme. E quando qualcuno dice, ma perché ti agiti così tanto con il tuo paesaggio? Io dico, perché il paesaggio è olistico. Prendi tutto, dentro e fuori. Costruito e non costruito, bello e brutto, tutto il paesaggio.
Allora Vercelli 2030 ci piace perché ci piace, cito sempre l'esempio di Monaco di Baviera perché conosco, c'era una sindacessa di sindaco, donna di Rosenheim, vicino Monaco di Baviera, che nei anni buoni, cioè 15 anni fa, ha detto niente, 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 nine, 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 a un centro commerciale sulla stazione. Perché era avanti 20 anni. Ha detto nine. E che non si è fatto, tutti scandalizzati, ha detto come, non vuole il centro commerciale qui, com'è possibile, investimenti così. Oggi lei ha una stazione di interscambio, è diventato un luogo dell'abitare per cara Monaco vicino, oggi Rosenheim, 35 minuti con la S-Bahn, tu sei lì, ed è oggi il comune più ricco dell'Italia, oggi, perché ha saputo resistere alle facce delle tentazioni. So che voi l'avete già resistito abbastanza, e a me, non alle facce delle tentazioni, Vercelli 2030 è un augurio, e non è solo più un sogno, e questo ovviamente ci rende un po' orgoglioso, insomma, dicevo prima, perché risultare tra i vincitori del bando qualità dell'abitare con tutti i tre progetti di cui adesso abbiamo parlato, lungo fiume Sesi, rigenerazione urbana, quartiere e poi agricoltura, la città. Cioè tutti i tre ambiti. È come se non bastasse questi 41 milioni per rifare il volto alla città, Vercelli si è guadagnato la copertina di questo patto. Non so, sindaco, quanti invidiosi dei suoi colleghi l'avranno detto, ma proprio Vercelli. Cioè, proprio Vercelli. Si è guadagnato con questo disegno la copertina. E non so quanti comuni c'erano lì, 200, 300, non so, non finiva più. E questo qui vuol dire che non abbiamo sbagliato tutto. Soprattutto voi non avete sbagliato tutto nel mettere il paesaggio in prima linea. Io chiudo con quello che ci occupa in questo momento particolare a Milano, un piccolo corso, vinto un concorso sul Reinventing Cities, su Piazza Loreto. Voi conoscete, tutti conoscono Piazza Loreto, e qui abbiamo impostato un progetto particolarmente importante in questa piazza, vinto questo concorso con un gruppo di architetti, bravi colleghi, in mezza pandemia l'abbiamo insistito, e non è facile pensare a una piazza, e la prima cosa per vincerlo era quello di non pensare a una piazza, ma di pensare a una città. Cioè quando uno si libera dall'idea di una piazza tradizionale, tutto è davanti. Allora questo from grey to green passa attraverso la comunità al centro. Capire la comunità al centro come se le piazze fossero morte, perché questo non era una piazza, era un giro di macchine intorno. La comunità al centro, ascolto, racconti al territorio, ed ecco il progetto vincitore, perché è così importante? Perché seguiva quel concetto che per portare avanti il nuovo bisogna a volte rompere il vecchio, bisogna rompere l'asfalto, a volte anche le pietre, e questo l'abbiamo fatto, perché siamo andati in profondità, siamo andati su, 5 livelli al posto di 1 livello, liberato le entrate della metro, 2 linee di metro, e fatto sì che tutto questo fosse non più una piazza su quale girare intorno, ma un pieno nuovo centro del quartiere. Infatti si chiama Loreto Open Community. Ed è questi 16 alberi possono crescere nel fondo, non su una soletta di cemento, ma nella terra. Credo che questo sia importante, ricongiungersi alla terra, piantare ogni tanto qualche albero. Non sono contro il verde pensile, non sono contro il verde verticale, le facciate, ma ogni tanto bisogna piantare un albero in terra, perché lì si possono sopravvivere, tutto il resto sopravviverà il tempo dell'architettura, che sappiamo che oggi sono sempre più corti. Questa rivoluzione verde, portata avanti da un
investo francese, Citrus, Locke, è un progetto insieme, è stato premiato, ha vinto, e c'è avuto questa installazione sul Design Week davanti alla Triennale di Milano, che abbiamo fatto molto in fretta. Let's break it up, perché qualcuno l'ha capito e ci ha sostenuto che bisogna rompere, bisogna andare in profondità, bisogna fare a volte questo e nient'altro. Mi farebbe molto piacere se lei lo sa, ma su un piccolo pezzo del boulevard qui cominciare un po' col mattello pneumatico. Cioè, quello che è la aratura dei campi è il mattello pneumatico in città. Come lei ha già avuto la copertina, col mattello pneumatico si guadagnerà altre copertine. Però noi non vogliamo solo copertine, noi vogliamo che alla fine questo let's break up porta una nuova natura. E questo è possibile. È possibile perché attraverso la biodiversità noi portiamo nuova resilienza in città, e questa piccola installazione davanti alla Triennale ha fatto grande attenzione. Ed è questo mi fa piacere, che noi oggi possiamo attraverso piccoli interventi stuzzicare. Perché let's break it up, rompere non è solo l'asfalto, non è solo il cemento, ma anche rompere un po' noi, rompere le nostre teste, il nostro pensiero, che a volte ha bisogno di una revisione. Ecco, io vi ringrazio per questo ascolto, come questa piccola pianta qui, ed è, vedete qui adesso, per chiudere, c'è un po' questo video molto semplice.